buonasera cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi 2 febbraio 2018, questa è la seconda edizione. Renzi dice promessa, no a promesse, nel programma PD crollo del debito, un altro milione di posti di lavoro e treni gratis. I 100 punti del PD presentato a Bologna, dice, porta taglio dei contributi in busta paga, 240 euro al mese per figlio, canone RAI azzerata per i meno abbienti, abbattimento della disoccupazione giovanile di oltre 10 punti. Elezioni, i giornalisti del Fatto Quotidiano Millennium si fingono lobbisti, il tesoriere di Forza Italia spiega come aggirare il tetto alle donazioni. Sul nuovo numero del mensile diretto da Peter Gomez, in edicola da sabato 3 febbraio, l'inchiesta sotto copertura sul finanziamento ai partiti dopo la fine delle erogazioni pubbliche. Due cronisti si sono travestiti da emissari di un ricco fondo arabo, inesistente ovviamente, interessato a una legislazione più favorevole alla sigaretta elettronica, e sono riusciti a incontrare 7 parlamentari senza subire alcun controllo né verifica. Fino all'incontro nel suo ufficio a Roma con il senatore Messina, che tiene i cordoni della borsa del partito berlusconiano. Amazon, il giuslavorista, dice, Job Act ha spianato la strada al bracciale elettronico, ormai l'unica tutela è il codice della privacy. Vincenzo Martino, vicepresidente dell'associazione AGI, dice, fino al 2015 questi strumenti da anni bui non sarebbero stati ammissibili, ma lo statuto dei lavoratori è stato modificato dal governo Renzi e ora gli strumenti di lavoro possono essere usati anche per controllare i dipendenti senza necessità di un accordo sindacale né del via libera dell'ispettorato. La sindacalista risponde, già oggi i magazzinieri usano uno scanner e se si sloggano per andare in bagno ricevono lettere di contestazione. Elezioni, il candidato del Movimento 5 Stelle fotografato con spada paga 7 euro al mese di affitto. Di Maio dice, se è vero non può stare con noi. Piazza Pulita racconta la storia del canone irrisorio pagato dalla pentastellata al comune di Frascati, dove De Sì vive e dove per 2 anni è stato anche consigliere comunale. L'aspirante premier dice, se è vero può stare nel movimento. Di Battista e Lombardi dicono, opacità, bisogna indagare. Nel 2015 l'aspirante senatore scriveva su Facebook di aver menato a un rumeno per la terza volta nella sua vita, ma lui su Facebook si giustifica, non sono razzista, ho chiesto di pagare un canone più alto ma la legge non me lo permette. Expo, la Corte dei Conti indaga su Sale ed altri ex manager, presunto danno erariale sulla fornitura di alberi. La Procura Generale della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato un avviso preliminare all'ex amministratore delegato di Expo e sindaco di Milano Giuseppe Sala, all'ex manager Expo Angelo Paris e all'ex presidente di ILSPA Antonio Rognoni per un presunto danno erariale da 2,2 milioni di euro in relazione alla fornitura degli alberi per l'esposizione universale. Emerso a margine dell'udienza, appunto dell'udienza preliminare a carico del primo cittadino milanese e di altri imputati, insomma. Sotto inchiesta l'assegnazione diretta della fornitura degli alberi alla Mantovana S.p.A. per il sito di Roppero. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.